Allora, eccoci qua, praticamente siamo pronti con il filo. Allora, per fare eh, l'uncinetto tunisino si lavora all'inizio come mh, lavorate normalmente un uncinetto normale, diciamo. Quindi dovete fare questo è co come faccio io. Voi fate se fate il nodino prima, così fate, insomma, come siete abituate. Io faccio così. Allora, prendo il filo faccio girare l'uncinetto a 360 gradi poi prendo il filo lo faccio passare dall'uncinetto e ho fatto la prima catenella fatene non so 10 12 quello che volete quindi una 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Oh. A questo punto dobbiamo far entrare l'uncinetto in tutte le catenelle, quindi senza lavorare però, così una e la fate uscire, due e la fate uscire, tre e la fate uscire, otto, cinque, sei, sei. Stte, 9 10 11 okay. poi a questo punto cosa si fa? Si prende il filo e si fa una catenella uno solo poi prendiamo il filo di nuovo e il, qua l'uncinetto lo facciamo passare da questa catenella da quest'altra poi di nuovo prendiamo il filo e facciamo passare da questa catenella da quest'altra il filo, catenelle. E l'altra filo, prima catenella. Seconda. Filo. Prima catenella. Seconda. Prima catenella. Seconda. E così via. Secondo oh. a questo punto dobbiamo solo far passare l'uncinetto da queste asoline che stanno in verticale vedete tutte queste prendiamo il filo e lo facciamo uscire poi di nuovo facciamo passare Prendiamo il filo e lo facciamo uscire. Tutte quelle verticali le prendiamo. Questo è quello normale, quello semplice e normale. Se vogliamo applicare il sistema di quella ragazza, ripeto, non ricordo il nome, mi scuso perché non mi ricordo il nome in questo momento, poi ve lo dico. Allora dobbiamo fare quello che ho fatto fino adesso e quello che mh, si usa normalmente, eh, quello classico. Se invece vogliamo fare con questo sistema, per non farlo arricciare, dobbiamo fare uno e poi facciamo passare da questa catenella, e tiriamo il filo quindi abbiamo detto di qua dalla prima asola e da questa catenella che c'è dietro vedete c'è un, una catenella dietro vedete qua ecco così di nuovo asola e catenella A e catenella asola e catenella, asola e catenella. asola e catenella aspettate asola e catenella questo filato un po' antipatico asola e catenella asola e catenella Asola e catenella. Asola, catenella. Alla fine è uguale. Allora, alla fine si prende questo e poi anche quello che c'è dietro. ecco poi prendiamo con l'uncinetto la prima catenella e facciamo uscire il filo poi prendiamo di nuovo il filo e facciamo uscire l'uncinetto dalla prima catenella la seconda poi di nuovo il prendiamo il filo prima catenella seconda. Poi di nuovo il filo, prima catenella seconda. Poi di nuovo il filo, prima catenella e seconda. E così via, prima catenella e seconda. Prima catenella seconda, prima catenella seconda, prima catenella seconda, seconda catenella seconda, prima catenella e seconda. Prima catenella, seconda. Prima catenella e seconda. E dobbiamo continuare così. Sempre entrando nella catenella. Questo è il modo per non fare arricciare il lavoro. O comunque si arriccia di meno. Ma poi mi raccomando di tirarlo bene così perché si arriccia di meno. Fate la prova se avete capito, se no ve lo rispiego, non lo so. Questo è il sistema che ha usato questa ragazza. Eh, vedete? Prendo questo, ecco, e di nuovo faccio uscire. E voi dovete proseguire così per un bel po'. Voi vi accorgete che non si arriccia, o comunque si arriccia molto di meno rispetto a. A quello che è. ecco così se avete qualche dubbio. Non lo so, fatemi delle domande. Non so, io non sono molto pratica in queste cose ancora. Però sto imparando e per ora sto imparando i punti. Questo è il punto semplice e l'altro. Quello che avete visto prima è il punto arrasato quindi. Vi saluto, e ci possiamo sentire eh, poi tramite i commenti, non lo so, vedete un po' se, cosa riuscite a fare e me lo fate sapere. Va bene, ciao a tutti.